foto e video che offrono uno sguardo profondo e coinvolgente sulla vita quotidiana di mamme, bambini, medici e operatori sanitari, che insieme trovano significato nella reciproca solidarietà e nell'impegno a servire i più vulnerabili. È Il senso della vita, mostra fotografica e video dedicata alla figura di padre Giuseppe Ambrosoli, chirurgo e missionario comboniano in Uganda, beatificato nel 2022 da Papa Francesco. La mostra, ora allestita nella Isola Sète di Palazzo Lombardia, sarà aperta dal 21 al 27 marzo 2024. Abbiamo voluto questa mostra in occasione della beatificazione di padre Giuseppe Ambrosoli, che è avvenuta in Uganda il 20 novembre del 22, e vuole essere una testimonianza della sua figura, di quello che è stato la sua vita e la sua opera, e soprattutto dell'eredità che lui ha lasciato: un ospedale in Nord Uganda con 300 posti letto che fornisce cure di base a una popolazione molto vasta in un'area remota, sottosviluppata, di grande povertà, dove è l'unico centro di salute di riferimento di quest'area, e una scuola specialistica di ostetricia che forma le giovani donne ugandesi ad essere prima di tutto ostetriche e poi a essere donne autonome. Un incontro aperto con quanti hanno conosciuto, si sono intrecciati con l'opera di padre Giuseppe, ha segnato l'inaugurazione della mostra. A ricordare i valori profondi che hanno ispirato l'impegno del medico missionario è stato l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini. Questa mostra documenta questo santo prete, questo santo missionario medico, che in fondo credo aiuti a rispondere a tante domande interessanti, cioè per esempio a cosa serve la competenza, essere un medico per esempio, a cosa serve il denaro, avere soldi in casa o nelle proprie fondazioni, a cosa serve il tempo. Ecco, a me sembra che Ambrosoli dice, ecco, il tempo, il denaro, le competenze servono per essere un dono, come la vita che lui ha vissuto, straordinaria generosità di cui qui c'è la documentazione, anche affrontando disagi e anche cose, anche momenti drammatici, però alla fine lui ha detto, bene, insomma, la mia vita è diventata un dono, una vita spesa bene. All'inaugurazione ha partecipato, tra gli altri, anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha ricordato il legame di padre Giuseppe con la sua terra di origine. Un lombardo che è stato visionario nel momento in cui ha avuto l'idea di aprire questo ospedale in questa zona abbandonata dell'Africa, ha avuto il coraggio di dedicarsi tutta la sua vita ed ha avuto la concretezza di realizzarlo. Quindi credo che lui racchiuda nel modo migliore quelle che sono le caratteristiche della nostra gente lombarda. L'opera di padre Giuseppe Ambrosoli prosegue ancora oggi grazie all'impegno della Fondazione Ambrosoli e dei medici volontari che garantiscono la piena attività dell'ospedale a Kalungo e della scuola di ostetricia St. Mary. La comunità di Kalungo, nel nord dell'Uganda, ha sempre difeso e curato l'ospedale e la sua scuola. È nei volti e nei sorrisi di queste persone, mostrate nelle immagini, che si intravede forse il senso della vita ricercato da padre Giuseppe.